Ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Cyberpunk 2077 per un nuovo episodio. Andiamo avanti. Allora, dovevamo salire dalla porta del passeggero, quindi di qua. Quando vuoi, con calma, non c'è fretta. Segui l'incarico. Che devo fare? Dobbiamo vederci. Non mi stancherò mai di Night City. Una città come un'altra, solo più grande. No, mano. Non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa. Che dici? Jackie, stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cingato. Non mi piace, vi. Neanche un po'. No! Così. Figli di puttana! Cazzo, guida, Jackie! Cingata madre! Non riesco, vai dritto! Tieniti forte, vi! Cazzo, scusa! Ancora bastardi! Vi, mira all'autista! Arrivo. Morisse. Cingato! Vabbè. Niente. Ah, ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Fa niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Che poi al tizio io gli avevo sparato in testa, però non è morto. Immagino perché essendo GDR vagano un po' i livelli, tutte queste cose qui, credo. Il livello dell'arma e tutte queste sfaccettature in più. Dove stiamo andando? Tutto molto così rosso. Cazzo, fanno sul serio. Kabuki. La polizia. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Agente, signorina! Che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. La sua ragazza? Si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi. Non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare. Ma sono gli ultimi. Ok, muovetevi. Le auguro una buona serata, gente, signorina. Vabbè, è stato così facile. Cioè, proprio isolamento, ma però tu puoi entrare perché devi vedere la ragazza. Ok. Le sei piaciuto, eh? Si è presa una cotta per te. La fedeltà alla mia ragazza le ha sciolto il cuore. Certo. Sono fedele, ho relazioni stabili. E senza pretese, lo sai. Che poi il semaforo era rosso e non si è fermato. Dettagli. Anche ora è rosso, vediamo se si ferma. Ora può andare. Cazzo. Guardami, sta scoppiando un casino. Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali, sono Max Tag. I predatori alfa dell'NCPD. La Max Tag arriva quando le cose sono fuori controllo.
Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Fine dello show. Quei poveri bastardi se la sono cercata. Ah, posso anche saltare la corsa volendo. Vabbè, a sto punto, se non si saltano dialoghi, volentieri. Sperando che non si saltano dialoghi, in teoria. Questa cosa mi piace molto, comunque. Ma cosa stiamo facendo? Il giro del Colombo? Ancora sogni d'oro? Ah no, ok, finita la missione. Io visti che la saluto. Sarà fatto. Hai luogo. Mi ha accompagnato a casa. Bene. Apri talenti. Allora, ragazzi. Punti attributo disponibili 1. Punti talento disponibili 1. Allora, potremmo fare intelligenza. Oddio, freddezza. Fisico, facciamo ancora fisico. E i punti talento quali sono? Domanda. Come faccio a prendere i punti talento? Scusate, con tutto il bene. Vorrei capire questa cosa. Forse in personaggio? Questa, no, questa è la mappa. Inventario, caratteristiche? No. Allora, personaggio. Vabbè, niente. Ah, nuovo livello. Mi prende in giro. Ah, ecco. Ah, ecco. Mo' abbiamo trovato. No, perché. Allora, rigenerazione della salute. Questo può servirci molto. A questo punto basta, possiamo uscire. Vai. Oh. Bug. Ah, dimenticavo. Un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Ah. Questa è la secondaria. Cosa che farò su Twitch probabilmente, anzi sicuramente la farò lì. Anche perché se no la serie va a durare troppo, non avrebbe senso. Vabbè. Questi cosa sono invece? Ah, è da bere, vabbè, direi che non dobbiamo bere al momento. Stupido cancello, ancora bloccato. È la terza volta. Le ultime due volte ho pagato, no, per sistemarlo. Mi sa tanto. Ma io posso fare qualcosa oppure niente? L'amministratore mi sei più tardi, ok? Cos'è? Perché non posso prenderla? Quindi sei imbarazzato. Sa che non. Sto di imbecille di merda. Non me lo fa prendere. Vabbè, entriamo in casa, eh. Oh, questa è casa nostra. Qua c'è il computer, abbiamo tre messaggi. Megalotteria medica. Per scorrere con R, però. Ah, devo entrare dentro il messaggio, ok. Vi faccio leggere se volete. Sono cose un po' secondarie. truffa l'angel per pene. Ok. Aspettate con calma. La R è sexy in effetti. Allunga il pene in 7 giorni, non ingrossa anche, attenzione, sono cose interessantissime queste. Sei stato attaccato. Malware, vabbè. Suicidio. Aspetta. No, vabbè, fantastico. Va bene, va bene. Ma la rete posso fare qualcosa? Io. No, io vorrei usare il PC.
Ah, proprio c'era proprio il sito tutto internet così da poter usare, figata. Guardiamoci allo specchio. Quanto siamo belli. E beh, tanta roba, eh. Sorridi. Lo sguardo di chissà cosa deve fare nella vita. Vabbè, io direi che possiamo anche smettere. Dopo questa scena abbastanza pietosa. Facciamo una doccia se si può. Sto provando un po' di cose così a caso, giusto per esplorare un po' la casa, che sono molto curioso. Questo mi piace come posto, eh. Questo è il nostro magazzino. Apri nascondiglio. Vabbè, al momento non ci serve a niente. Credo. Carte, prendiamo. Non so cosa possono essere queste carte perché non ho ancora capito, ma acqua naturale, la vodka, sono cose che possiamo anche non usare. Vabbè, ragazzi, andiamoci a letto. Che dire? È ora di dormire un po'? Sì, ma almeno vai sotto le coperte, amico mio. Niente. Ma come cazzo dorme? Ma non si dorme così, è impossibile. Vabbè, atto 1. Omo, ma come ha dormito? All'incontrario. Vabbè, a Night City si dorme strani, eh. Non so perché, ma va bene lo stesso. E ma che devo fare? Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Vabbè, va bene questa cosa che ho già addosso, direi. No? Ah, finalmente hanno aperto il cancello qua. Evi, sono Regina Jones. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovato? Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo. Vabbè. Insomma, abbiamo diversi. Sono Regina Jones. Sì, ci vuole dare dei lavori, insomma, queste cose qua. Cioè, in realtà nel menu. No, non questo, ma quest'altro. Database, forse? No. Dov'è le missioni? Diario. Avevano già due incarichi secondari. Io ne collezionerei almeno 10 per fare la live. Giusto da fare qualche secondario insieme, ma perché due sono pochi al momento. Andiamo avanti di principale, ecco. Scendi! Oh no, 14 non va bene. Diciamo che il mondo di gioco. Ti vanno un paio di round? Che ne dici? Ti piace il mio nuovo sacco da box? Mi ha appena preso a tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro lui. Che ne dici? Certo, perché no? Andiamoci dentro. Leggero sui piedi, muovi quella testa. Allora. Hai un bel pugno. Attenzione. Hai pensato di guadagnare? Potrei organizzarti un Ho già fatto. paio di... Che ne dici? Dai. Mi avevi parlato di alcuni incontri. Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto proficui. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi.
Io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai come tuo agente, tu riceverai il resto. Ma sì, dai, perché no? Mi pare giusto. Come ti dicevo, buon istinto. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi handy e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa il piatto. Se riesci a stenderli tutti, avrai la possibilità di combattere nel gran finale. Tutto chiaro? Chiaro. Bene, ma solo che non puoi uscire da Watson. Non ancora. Puoi iniziare da Kabuki. Io credo in te, V. È tempo di mostrare a questa città quanto vali. Va bene. Ma io no, aspetta. Io l'incarico lo farei più tardi, no? Cioè più tardi. È a live, dicevo, no? No, voglio quella principale io al momento. Un attimo. Se no. Coach Fred. Insomma, ci sono diversi incontri. Ok, va bene. Ma non voglio andare a combattimento io, santo Dio, ma... Ma capisci? Non voglio andarci. Ma me l'hai selezionata almeno. Segui questa. Oh. Finalmente. Mancano davvero pochi giorni ormai. Ce l'abbiamo fatta. Potrete vedere le strade di Night City armarsi di splendidi coloratissimi carri da sci. Adesso dobbiamo incontrare Jackie. Per fare questa missione che si chiama il bisturi. Spettacoli teatrali tipici della tradizione no. Lo sponsor ufficiale del festival è l'Arasaka Corporation e in un inaspettato sviluppo anche Lako Arasaka ha annunciato la sua partecipazione alla parata dei campi. Ci siamo. Allora, vogliamo parlare di... Comunque dicevo prima che mi interrompessero, la città è molto movimentata. Molto molto bella cosa. Allora, attività scanner. L'NCPD ti pagherà per il tuo aiuto nel combattere il crimine. Contratti fixi ti contatteranno quando trovi nei pressi luogo del contratto. Ok. C'è un botto di roba da fare. Ma un botto. Sono qui. Jackie? L'uomo del momento. Ce n'hai messo di tempo. Mi è venuta fame ad aspettarti. Siediti, fammi finire. Poi facciamo visita al signor Vector. Bello sto poster. Ok. Sediamoci. Non mi sembravi tipo da cucina asiatica. Pensavo che per te fosse troppo esotica. Che vuoi dire? Perché non dovrebbe piacermi? Spaghetti ci sono. Carne sintetica pure. Basta un po' di peperoncino e praticamente la sopa de fideos di mamma Wells. Vabbè. Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose, perché di solito dimentichi tutto. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua? Cioè, forse non è niente di che, ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City, il Buddha Nero dell'After. 130 kg di stile parzialmente placcato oro. Parlami un po' di Dex. Dexter DeShawn. Cosa sappiamo di lui? Lo so che hai delle informazioni. È sparito dalla circolazione negli ultimi 2 anni. Dicono che si sia fatto una piccola vacanza. 2 anni? È un esilio, non una vacanza. Chissà come mai. Li avrà passati a ingurgitare pizza mentre se lo smanettava guardando Virtus. L'importante è che è tornato, che gli serve gente nuova e che ha trovato noi. Come hai fatto? Hai venduto un rene. Per quanto ne so, non siamo tipi da Dex. Io e te direi di no. Ma T-Bug? È lei che ci ha messo in contatto. Poi, appena lui mi ha visto, ho capito che era fatta. Dai, chi può resistere a questa roba? Eh? Certo, Jack. Come vuoi tu. Vabbè, che lavoro è? Quindi com'è la storia? È di quelle in cui ne usciamo vivi? Il
nostro signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a quattro occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Perché io? Perché devo andare io? Tu e T-Bug tirate a sorte senza di me. T-Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare due chiacchiere. Ascoltavi, il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Non è così male come pensi, fidati. Mi sa che non ho scelte. Dex è il migliore nel mondo dei Fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria, non so se mi spiego. Vabbè, io dico che conosco il mondo dei Fixer. Non farmi parlare dei Fixer. Trovano un cliente, chiamano uno stronzo che gli fa il lavoro e poi buttano il suo cadavere in una discarica. Cazzo, ci hai preso in pieno io. Grazie a Dio, sono pieno. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scav. Grazie, Jack. Lo apprezzo. Miguel ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Andiamo. Vediamo come va questa bellezza. Sali. Allora. Ah, è questa. Prossima fermata. Bisturi? Ehi, ehi, vacci piano. Ho appena mangiato. Ecco già. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Come si chiama la visuale? Davvero, sai? Oh, finalmente. Che altra visuale, non so usarla. Ah, era di qua. Ok. Eccoci qua. Dai, V. Ci si vede quando Vic avrà finito di riparare. Parleremo di quello che Dex ha in serbo per lui. Dove sei? Ah, di là è andato. Ragazzi, direi che per il momento possiamo fermarci qua. E niente, quindi ci becchiamo domani con altri due video. Domani, oggi uno, perché ha fatto due di Zero VT. Diciamo che alterno un po' per finire prima. E quindi questo è. Quindi niente, ragazzi. A domani, vi ringrazio e ciao.